Mario Parente, ormai è solo questione di giorni, il 10 febbraio sarete a Casa Sanremo. Siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora che arrivi, lunedì chiuderemo le valigie e partiremo alla volta di Casa Sanremo. Speriamo che questa esperienza ci insegni tanto dal punto di vista musicale e non solo. Diciamo che noi siamo pronti per dare il meglio, per esprimerci al meglio e quindi farci conoscere anche sotto dal punto di vista musicale. Possiamo conoscere quale sarà la scaletta che porterete al Palafiori? Allora, diciamo che al Palafiori eseguiremo molti pezzi di cover, quindi pezzi classici degli anni 70-80 rock, quindi qualcosa dei Toto, qualcosa di Eric Clapton, Patti Smith, Van Halen, e accompagneremo poi questi brani con i nostri due inediti. Apriremo la serata con Profili Diversi e la chiuderemo con musica. Qual è l'in bocca al lupo che vi augurate per Casa Sanremo? Ci auguriamo che tutto possa andare al meglio, vogliamo rimanere con i piedi per terra, ma ci auguriamo che di ottenere magari un apprezzamento, di essere appunto apprezzati per quello che siamo. Sicuramente un grande riconoscimento è già il fatto di poter partire, di poter partecipare a Casa Sanremo. Certo, di essere arrivati lì, per noi è stata anche una grandissima soddisfazione l'incontro con il maestro Vince Tempera. Diciamo che da questo incontro è nato un confronto, diciamo l'incontro con un personaggio così importante per un musicista, un personaggio del panorama musicale. Possiamo ricordare moltissimi brani che hanno caratterizzato la storia cinematografica e non solo delle colonne sonore italiane, come ad esempio Love Story, che è stata riarrangiata dal maestro Vince Tempera. Diciamo, questo evento è stato importantissimo per noi, abbiamo avuto anche la fortuna di poterci confrontare sui nostri brani inediti con il maestro, ci ha dato anche qualche consiglio, qualche dritta, e ne siamo stati davvero onorati.